La missione evangelistica della Tenda Cristiana Evangelica Nuova Pentecoste di Aversa presenta Gesù è il Signore. Questo è un programma di edificazione cristiana per tutti. Unitevi alle centinaia di fedeli che tutte le sere si riuniscono per adorare Dio secondo la sua parola, glorificando il prezioso nome di Gesù. Le riprese e il messaggio della parola di Dio sono state eseguite durante i nostri servizi di culto. Seguite questo programma con attenzione e invitate i vostri familiari ed amici a farlo con voi. E Dio vi benedica. Che sei nato di nuovo, nato di nuovo come me, a te che Dio ha donato tanto amore come ha dato a me. Ti succede che ti prendi adesso, perché ti sei fermato tu, forse in un attimo hai dimenticato ciò che Gesù fece per te. Per te, per te, dimenticando che Gesù morì per te, dimenticando che pagò anche per te, dimenticando che Gesù ti ama tanto come ama me, ti fermi e poi ti tiri dietro tu. Il tempo passa come il vento vola, e tu rimani ancora lì, Gesù ritorna e tu che fai? Ti lasci e nella confusione tu, smarrito, perso, mi fa tanta gente. Quando nascondi in quel sorriso strano quell'amarezza chiusa in te, in te, in te, dimenticando che Gesù morì per te. Dimenticando
pago anche per te. E non ti accorgi che ha una mano pronta a darti per andare avanti ancora finché il tempo ci sarà. Dimenticando che Gesù morì per te, dimenticando che pagò anche per te, e non ti accorgi che è una mano pronta a darti per andare avanti ancora finché il tempo ci sarà. E non ti accorgi che è una mano tesa a darti per andare avanti ancora finché il tempo ci sarà.
Adesso il pastore evangelico pentecostale Remo Cristallo vi invita ad aprire la vostra Bibbia. Questo è un libro canonico, Ecclesiaste, capitolo 4, i primi quattro versi. Gloria al nome del Signore. Voglio ripetere, libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, leggeremo i primi quattro versi. Gloria al nome del Signore. A Dio appartiene la gloria e l'onore. Ma di nuovo io ho vedute tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressati, i quali non hanno alcun consolatore, né forza da poter scampare dalle mani dei loro oppressori. Non hanno, dico, alcun consolatore. Onde io pregio i morti che già sono morti, più che i viventi che sono in vita fino ad ora. Anzi, più felice che gli uni e che gli altri, giudico colui che fino ad ora non è stato, il quale non ha veduto le opere malvagie che si fanno sotto il sole. Oltre a ciò, ho veduto che in ogni fatica e in ogni opera ben fatta, l'uomo è invidiato dal suo prossimo. Ciò ancora è vanità e tormento di spirito. Fin qui la parola di Dio, e credo che a questo punto non voglio richiamare a rivedere tutti i telegiornali, tutti i notiziari, tutta la cronaca, dove si parla di oppressioni, di oppressati, di oppressori. Ma fratelli, amici cari nel Signore, dobbiamo dire che realmente oggi che ancora di più si parla di libertà e si parla di popoli liberi, io vi dico, cari fratelli, amici cari, che c'è tanta gente che ancora soffre, è schiacciata sotto il peso di una presunta libertà, di un'apparente libertà, ma che in realtà questa libertà non c'è. Ma c'è un'oppressione ancora maggiore. Non voglio parlare dei vari paesi, non voglio parlare dell'Est che si sta schiudendo. No, non è mia intenzione, non è nessun discorso politico. È una considerazione della parola di Dio, è un invito a ricercare la vera libertà e soprattutto alla consolazione che io e ancora voi, io spero molti che ci seguiranno, se non lo sanno potranno saperlo da chi può provenire, chi può darlo. Amen. Gloria al nome del Signore. C'è un'oppressione ancora peggiore, perché poi anche l'oppressione di questa mancanza di libertà che molti popoli hanno purtroppo subito e subiscono, e noi stessi possiamo dire come popolo italiano nella storia e nei secoli passati siamo stati sotto oppressioni diverse volte, dobbiamo dire che c'è un'oppressione più grande che quella di un'oppressione che è sulla terra fin dopo la caduta di Adamo, fin dopo che Adamo trasgredì al comandamento di Dio, quando nella sua debolezza e quando ancora essendo stato sedotto, egli perse quella libertà che era nata insieme a lui. Voi sapete che la libertà è nata insieme all'uomo? Lo sapete? Perché Dio ha fatto l'uomo libero. Qualcuno dirà, ma gli ha imposto delle regole. E questo deve essere chiarito, che libertà non significa fare ciò che uno gli pare e piace. La libertà è quella di poter godere di tutto ciò che Dio ha messo a disposizione dell'uomo, facendolo nel rispetto altrui, facendolo in quello che è il contesto di una perfetta divina volontà, che è la giustizia di Dio. Amen. Alleluia. Adamo era stato creato ed era stato fatto un uomo completamente libero. La libertà era nata con lui. Dio è il creatore e Dio è il creatore anche della libertà.
Amen. Noi lodiamo il Signore nella piena libertà dello Spirito Santo. Noi godiamo Dio e abbiamo comunione con Dio in una libertà che nessun uomo ci potrà mai togliere. E qualcuno potrà dire, ma sì, negli anni ci sono stati e ci sono ancora i martiri, ci sono quelli che sono stati internati nelle prigioni più crudeli, quelli a cui è stato privato, ed è stato privato perfino leggere la parola di Dio, la Bibbia. Ma voi sapete meglio di me che tutto ciò non ha mai privato il cristiano, l'uomo di Dio, l'uomo che crede in Dio, della libertà. Perché anche quando l'uomo impedisce all'altro uomo di poter pronunciare parole, di poter parlare, non potrà mai impedire all'uomo di Dio di poter glorificare pensando e avere comunione con Dio nello Spirito. Amen. Diciamo che la libertà è nata con l'uomo, ma diciamo che l'uomo che rimane libero e rimane libero dall'oppressione del malvagio, del maligno, del peccato, l'uomo che è fatto libero rimarrà sempre libero. Amen. Noi siamo liberi? Siamo liberi? Alleluia al nome del Signore. Alleluia significa, lo sapete tutti cosa significa, diciamolo insieme. Lodate il Signore, noi siamo liberi nel Signore, perché Lui ci ha ridato la libertà. Per Adamo, dopo Adamo, l'uomo era caduto nel peccato, era caduto sotto la sferza dell'oppressore, e ancora il diavolo prese il posto di Adamo. Satana, Lucifero, come lo volete chiamare voi, prese il posto di Adamo. E prendendo il posto di Adamo divenne il re di questa terra. Divenne, non era, perché Adamo era stato stabilito che era lui il re di questa terra. Adamo col peccato, con la trasgressione, con la disubbidienza contro Dio, e qualcuno poteva dire ma Dio poteva perdonare subito, non era nella giustizia di Dio, perché Dio è veramente giusto. Ma Dio ha provveduto alla giustificazione di successivo Adamo. Ci ha mandato un altro Adamo. Noi eravamo oppressati per tanti tempo. Dopo il peccato del primo Adamo, l'umanità era oppressata. Il diavolo poteva fare quello che gli pareva e piaceva. C'era stato un distacco completo. Era stato frapposto fra Dio e l'uomo una enorme barriera, un enorme muro. Ma il Dio nel suo amore ha ancora provveduto a mandarci un secondo Adamo migliore del primo, il quale noi serviamo e lodiamo, il cui nome è sulle nostre bocche e nel nostro cuore, il cui nome è Gesù Cristo il Signore. Sia benedetto il suo nome, il suo santo nome, in virtù di questo secondo Adamo. L'oppressione ha fatto sì che da molti cuori è andata via, da molte anime è andato via, e molte persone hanno e godono della libertà di Dio anche dove sono oppressati dal prossimo, anche dove sono oppressati dai regimi, dai partiti, dalle situazioni. L'uomo che accetta il dono di Dio, ricevendo il secondo Adamo, Gesù Cristo, nel proprio cuore, nella propria vita, viene fatta una creatura completamente libera e può lodare e benedire Dio anche nella sofferenza, anche nella privazione, anche in tutte le maniere. Perché? Perché ricevendo il secondo Adamo abbiamo ricevuto e riceviamo anche il Padre, e ricevendo il Padre abbiamo ricevuto e riceviamo anche il Consolatore. Chi è il Consolatore? Lo Spirito Santo. Sia benedetto il nome del Signore. Certamente lo scrittore del libro dell'Ecclesiaste, e più dello scrittore, lo stesso Dio dal cielo, non gradisce che le sue creature siano oppressate, sia dall'oppressore spirituale che è il maligno, e sia dagli oppressori, dai prepotenti di questa terra che detengono il potere di vita e di morte su tante persone. E tanta gente dice, ma Dio cosa fa dal cielo? Dio cosa fa dal cielo? Credete che Dio se ne rallegri? Credete che Dio se ne stia per fatti suoi? Credete che Dio possa in qualche maniera ignorare tutto ciò? Dio ha creato la sua creatura, l'ha creata per amore, soltanto amore.
Amen. Soltanto amore. Dio ha creato la sua creatura e l'ha creata non per farla soffrire. La sofferenza è tutta una conseguenza. Adamo nel suo giardino, dobbiamo parlare per forza del primitivo Adamo, nel giardino dell'Eden, che qualcuno crede circoscritto a qualche migliaio di metri quadrati, ma non era così. Era praticamente tutto quello che era sulla faccia della terra in quel tempo. Lui godeva di ogni privilegio, lui poteva fare tutto quello che era giusto fare, lui da padrone agiva, da padrone faceva, le altre creature inferiori gli erano sottoposte, lui dava il nome agli animali, lui prendeva dagli alberi quello che gli serviva, non aveva bisogno di nient'altro, la morte non esisteva, egli era veramente quella creatura libera e ogni giorno egli parlava col suo Dio, Dio lo visitava, l'Eterno andava a trovare la sua creatura e lo chiamava per nome, Adamo, Adamo dove sei? E purtroppo questa espressione venne in quel giorno in cui Adamo si nascose, perché quando non si era nascosto Adamo colloquiava con Dio, Adamo ascoltava la voce del suo Dio, Adamo si rallegrava dei privilegi che il Dio gli aveva dato e con Adamo tutta la razza umana, alleluia. Molti pensano che Adamo è l'ultima unica creatura, ma sappiamo che nel libro della Genesi c'è scritto molto chiaramente che ancora Dio disse all'uomo e alla donna, ancora crescete e moltiplicatevi, alleluia, a voi ho dato la terra, a voi l'ho data, alleluia. Un giorno questa terra sarà ridata. Nel regno messianico questa terra sarà ridata in virtù del secondo Adamo. Il primo Adamo è stato difettoso. Il primo Adamo, pur nascendo creatura integra, pur nascendo creatura perfetta dalle mani di Dio, per il peccato divenne imperfetto, cadde. Ma sia lode e grazie a Dio che il secondo Adamo è nato per opera e virtù dello Spirito Santo, non ha conosciuto peccato ed è perfetto, è stato vero uomo, vero Dio ed è il Signore della nostra vita, alleluia! E per il secondo Adamo ancora questa terra dovrà essere amministrata secondo quello che è la dottrina biblica, dopo che lui ritornerà e ritornerà. Per mille anni questa terra sarà ridata al secondo Adamo e a tutti gli altri per goderla per mille anni. Alleluia! Sia benedetto il nome del Signore. Ma tutti questi oppressati, tutte queste persone perseguitate, non parliamo di persecuzioni, dovremmo entrare in profondità e dovremmo vedere le diverse manifestazioni, perché ancora oggi nei paesi democratici dove c'è tanta libertà, dove si dice che c'è tanta libertà, noi stessi a volte notiamo alcune forme di persecuzioni dovute all'ignoranza spirituale, religiosa, alle limitazioni che gli uomini vorrebbero mettere soprattutto a coloro che vogliono predicare la parola di Dio e portare alla conoscenza del vero Dio, del vero Signore. Noi siamo grati a Dio di poter ancora utilizzare il mezzo televisivo con le nostre piccole risorse e voglia Dio benedire ancora i proprietari di questi canali che ancora ospitano le nostre trasmissioni, ma certamente questa benedizione è tacita, arriverà a loro e arriverà a tanti altri che non conosciamo e in questo giorno possiamo dire a tanti che si sentono oppressati e oppressati da varie maniere, in varie situazioni, oppressati dal maligno, oppressati dal peccato, oppressati da malattie, oppressati da esaurimenti, da depressioni, oppressati dagli uomini, oppressati dagli sentimenti e dagli effetti, noi vi daremo la soluzione, alleluia! Possiamo darvi la soluzione che abbiamo avuto per noi. Noi possiamo indicarvi il modo di essere liberi e essere liberi anche quando sembrano che ci siano catene indissolubili, quando sembra che queste catene avvolgono i piedi, quando sembra che non possiamo fare un piccolo passo, quando sembra che non ci possiamo muovere. Grazie a Dio c'è un solo mezzo che spezza le catene, è il sangue prezioso di Gesù sulla croce. Alleluia! Dio vuole che l'uomo sia libero. E dico l'uomo per dire la razza umana, uomini e donne libere. E Dio vuole un popolo tutto per sé. Se l'aveva scelto fra il popolo di Israele,
sarebbe scelto in tante maniere, e lo stesso popolo non fu fedele al Signore. L'uomo per natura e natura umana è portata e dimentichevole di quello che il Dio gradisce, e dà la colpa alla sua natura, la dà anche quando non è colpa. Dice: io sono debole, non ce la faccio, io non ce la faccio. Voi vedete un alcolizzato, lui sa che gli fa male la bottiglia, lui sa che quell'alcol gli fa male, che lo porta verso la morte e lo porta verso la distruzione di quello che è il suo fisico. Ebbene, però dice: io non ne posso fare a meno, io lo bevo e continuo a berlo, per non parlare di qualcosa che è considerata la cosa più stupida, ma è ritenuta ancora a livello mondiale dalla scienza qualcosa che distrugge ancora il fisico dell'essere umano: il fumo, la sigaretta. E molti dicono: lo so che mi fa male. Ancora in certe nazioni hanno scritto che produce cancro, vendono con una scritta che c'è scritto cancro. Eppure sono milioni e milioni le persone che, incuranti di tutto ciò, dicono: io non ce la faccio, io devo fumare, io devo prendere questa sigaretta. Questa è una forma di oppressione anche questa. Quindi non parliamo soltanto dell'oppressione dei popoli e dei popoli delle varie zone di questo pianeta, del pianeta Terra, ma parliamo della stessa mancanza di libertà che c'è in tanti esseri, in tanti uomini, che a volte addirittura sono giocati soltanto da un pochi centimetri di tabacco, che distruggono completamente la propria vita fisica, li portano a un disastro di natura fisico, pur sapendolo continuano a farlo. Qualcuno dirà: ma tu non fumi? Io e i fratelli, grazie al Signore, siamo stati liberati anche da questo. Quanti ce ne sono qui che sono stati liberati dal fumo? Vediamo. Quanti ce ne sono? Muovete le vostre mani, muovetele, fatele vedere, alleluia. Vedete quanti, e non hanno fatto niente di speciale, si sono rivolti a colui che libera, a colui che può fare ogni cosa nella propria vita, alleluia. Diamo gloria a Dio col cuore, diamo gloria a Dio anche per questo. Io ho veduto tutte le oppressioni che si fanno sotto il sole. Lui poteva vedere solo le oppressioni che si fanno sotto il sole. Il Dio riesce a vedere anche le oppressioni che si fanno quando non c'è il sole. Il Dio vede ogni cosa. E come dicevo prima, il Dio non se ne sta con le mani in mano. Il Dio non se ne sta in disparte, come pensano molti. Un Dio egoista, un Dio vendicativo, un Dio punitivo, un Dio che dice: ah, tu non fai questo, allora io ti mando questo, adesso ti mando tanti castighi dal cielo, adesso ti faccio questo e ti faccio quello. Questa è una cognizione erronea del vero Dio, di cui l'essenza è l'amore verso la sua creatura. Dio ama la creatura e odia il peccato, alleluia. Questa è la realtà del nostro Dio, è la realtà della nostra predicazione, la realtà di quello che vogliamo far sapere agli altri. E non lo facciamo perché abbiamo imparato la pappardella, lo facciamo perché siamo stati graziati da Dio, abbiamo ricevuto da Dio questa libertà, libertà interiore, libertà di poter dire alle cose che non servono: tu non mi servi, libertà di non peccare più, alleluia, e libertà di entrare in comunione con Dio in ogni istante della nostra vita. Non abbiamo bisogno di sacerdozio umano. Da quando è venuto il secondo Adamo, anche il sacerdozio che era dei Leviti è stato annullato. Non ci abbiamo bisogno di sacerdozio umano. Lo troviamo nell'Epistola agli Ebrei, possiamo leggere ampiamente i vari capitoli dell'Epistola agli Ebrei, dove si parla che abbiamo avuto un unico grande sommo sacerdote, un sacrificio perfetto, e in virtù di quel sommo sacerdote, in virtù di quel sacrificio perfetto, abbiamo la libertà di entrare non soltanto nel santuario, nel luogo dove c'è Dio, ma entrare dove era vietato a chi non era sommo sacerdote di entrare, cioè nel luogo santissimo del Tempio, dove possiamo, dove si incontra la perfetta comunione con Dio. Noi siamo in questo momento nel luogo santissimo, è tutto luogo santissimo, e Gesù poteva dire: quando due o tre di voi siete radunati nel mio nome, io sono nel mezzo di voi. Il Signore è nel mezzo di noi, il Signore è vicino a te che sei lì davanti al tuo televisore, e in questo momento ti dice: vuoi essere veramente libero? O meglio, voglio farti io prima una domanda: credi di essere veramente libero? Credi realmente di essere libero? E rispondi con sincerità nel tuo cuore. Sei libero se in questo momento senti la pace nel cuore, se senti leggerezza dentro di te,
Se non senti questo, non sei una persona libera. Se per dormire sei vincolato o vincolata alle pillole per dormire, non sei una persona libera. Se per fare qualsiasi altra cosa devi appoggiarti a destra o a sinistra, non sei una persona libera. Se per poter agire e poter avere comunione con Dio aspetti di avere e di avere l'appoggio di tante persone, non hai nemmeno questa libertà. La vera libertà viene offerta da Dio gratuitamente, non costa niente, tutto è stato pagato sul Golgota, sulla croce. Gesù disse con le parole che l'umanità dovrebbe conoscere a perfezione sulla croce, Gesù disse: tutto è compiuto, tutto è compiuto. Significa che non c'era più niente da compiere nel sacrificio del Cristo. E qualcuno dirà: ma perché Cristo? Perché ha dovuto Dio mandare il suo figliuolo rivestito in carne, il secondo Adamo? Perché? Perché il re di questa terra richiedeva un prezzo per il riscatto dell'uomo, perché per lui non è stato pagato niente. Il re usurpatore di questa terra, Lucifero, Satana, non poteva essere offerto una creatura qualsiasi. Assolutamente no, non l'avrebbe accettato. Dice: tu sei il creatore, tu ne fai quando ne vuoi. E Dio ha tanto amato il mondo. E Dio ha tanto amato te. E Dio ha tanto amato me. E Dio continua ad amare te. E Dio continua ad amare me. E Dio continua ad amare tutto questo mondo che ha mandato, mandò, diede, offerse il suo unigenito, uno solo, non ne aveva altri e non ne ha altri come figli reali. Ha offerto il suo unigenito figliuolo. Adesso c'è tanti altri figli, figli adottivi. Quanti figli sono qua? Quanti figli ci sono? Alleluia! Gloria al nome del Signore. Egli ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui. Bisogna soltanto credere. Credere, che significa credere? Oh, non sto qui a insegnarvi l'etimologia o il significato del dizionario, ma voglio entrare nel significato biblico, nel significato ancora spirituale. Credere significa senza ombra di dubbio ricevere il secondo Adamo, il dono di Dio, e disporsi a seguirlo, a ubbidirgli. E Dio opererà, e Dio continuerà ad operare come ha già operato in tutti coloro che chiedono a Lui con fede, con sincerità di cuore. Oh, fratelli e amici cari, notate l'espressione ancora dello scrittore del libro dell'Ecclesiaste come crudo riferimento a questa oppressione. Notate ancora, ecco le lacrime degli oppressati, i quali non hanno alcun consolatore né forza da poter scampare dalle mani dei loro oppressori. Non hanno, dico, alcun consolatore, onde io pregio i morti che già sono morti più che i viventi che sono in vita fino ad ora, anzi più felice che gli uni e che gli altri giudico colui che fino ad ora non è stato, il quale non ha veduto le opere malvagie che si fanno sotto il sole. Pensate quanto è profonda e quanto è cruda questa espressione, che per coloro che sono sotto l'oppressione e l'oppressione del peccato, la schiavitù fisica e spirituale, ancora lo scrittore dell'Ecclesiaste dice che lui reputa più contenti, più felici lo stato di coloro che sono morti anziché di quelli che dicono di essere in vita e sono oppressati. E addirittura egli dice: ancora più fortunati di quelli che sono morti e sono quelli che non sono nati e che non hanno avuto la possibilità ancora di vedere le opere malvagie che si fanno sotto il sole. C'è un mondo di malvagità e chi lo può negare? Malvagità in tante maniere. La malvagità sta dilagando e aumentando. Dice: ecco, adesso ci fa la solita romanzina. Ma come possiamo trascurare certi aspetti e certe realtà? Ci sono anche tanti spot televisivi che cercano di richiamare la gente a quello che deve essere
un modo di ancora di vivere e di starsi attenti da certe malvagità. Chi non vede per esempio quegli spot in cui si richiama l'attenzione della gente per la droga oppure per quelle che sono le azioni malvagie che si fanno contro le persone che sono debilitate? Ci sono degli spot a riguardo. I governi pare che vogliono interessarsi di tutto questo. C'è tanta gente che ha tanta buona volontà, vorrebbe che ancora tante persone che già soffrono non continuino a soffrire, ma tutti questi sforzi saranno anche molto belli, ma non potranno arrivare a niente. Uno solo può liberare l'umanità dall'oppressione, uno solo, c'è unica via, unica soluzione, unico liberatore, unico solo, antico, di 20 secoli fa come uomo, ma antico per ancora dall'inizio dei tempi, perché il vero Dio, soltanto Gesù Cristo può liberare, egli è il liberatore. Amen. Lo vogliamo gridare insieme, dicono che io grido, vogliamo gridarlo insieme, egli è il liberatore, alleluia. E questo liberatore può entrare nella tua vita in questo momento. Chissà quanti soffrono e piangono. È noto che molti si tolgono la vita ogni giorno. Ci sono migliaia e migliaia di persone che arrivano al punto di dire non voglio vivere più, credendo che togliendosi la vita possono risolvere i loro problemi, e non sanno che lo scopo dell'oppressore è quello di distruggere non solo la vita fisica, ma distruggere la vita spirituale per una morte eterna. E quando diciamo morte eterna significa che non c'è più speranza, non c'è più possibilità. Quanti arrivano al punto che da spiriti di suicidio, che sono spiriti sporchi dell'inferno, arrivano a entrare, tu soffri, non hai nessuno, tu sei solo, tu non puoi, tu non ce la fai, tu sei debole, che cambi a fare, che vivi a fare, che ci stai a fare? E questa voce li martella, li martella, li martella. Chissà se in questo momento qualcuno ancora non ha questa voce nella mente, ma se ce l'ha io agisco subito per la potenza di Dio e dico a ogni spirito di suicidio di allontanarsi da chiunque in questo momento sta ascoltando la parola di Dio. Alleluia! Ricordo tanti anni fa un amico mio delle zone di Benevento mi raccontava un episodio vissuto da un uomo, e lui stesso era stato testimone di tutto ciò, un uomo che all'imbrunire si avviava per certe vallate delle colline e delle montagne del Beneventano e andava verso un precipizio accompagnato da un altro uomo. Si incontrarono che era quasi l'imbrunire. Quest'uomo era stato angustiato dalle opere malvagie sotto il sole. Un suo fratello era diventato il suo nemico più grande e si contendevano circa 10 metri quadrati di terreno di proprietà. Ho detto 10 metri quadrati di terreno, di un'eredità che era stata spartita dal proprio padre. Ebbene, quest'uomo si avviava verso queste vallate in un precipizio, in un burrone. E lui lo vide sconvolto, era come ipnotizzato, e c'era un'altra persona che stava vicino a lui, una persona che lo accompagnava ben vestito con un cappello in testa, che lo portava proprio e lo portava verso laggiù. E lui si accorse che quell'uomo non era normale, e si accorse anche che quella persona era una persona che non era una normale persona. Può sembrare una favola, ma non lo è. Può sembrare una favola, ma non lo è. E disse: che fai? Dove vai? Fermati! E lui, quasi senza rispondere, camminava. Lo superò, si girò, e nel girarsi si accorse che l'altro uomo era come una maschera, era vuoto all'interno. Corse, lo afferrò per la mano, capì il pericolo, capì che chi poteva essere quell'altra persona. Lo afferrò. Oh, sarà stata la misericordia di Dio, sarà stato l'amore che aveva verso quest'uomo, l'affetto, l'amicizia. Lo afferrò, lo prese per la mano, lo scosse, lo svegliò. Che fai? Vuoi ucciderti? Sì, voglio ucciderti. No, torna indietro. E quell'uomo fu scampato, non so poi la sua storia, non so più niente, ma io so solo una cosa, che anche fra i miei fratelli qua un giorno il Signore ha operato per molti di loro, li ha liberati
dalla mano dell'oppressore, li ha liberati completamente e con gioia oggi vanno nelle loro famiglie e glorificano il Dio con tutto il cuore. Amen. Ce ne sono anche presenti qui qualcuno. Sono presenti qui qualcuno di cui personalmente io sono testimone della gloria di Dio. L'ho fatto il Dio, lo fa il Dio attraverso quell'autorità che egli conferisce a tutti noi, i suoi figlioli, i suoi servitori. Dio ti vuole libero. La gente si sente sola, la malvagità, la cattiveria, le opere disoneste sotto il sole e ripeto, anche quelle dove non c'è il sole, perché se un tempo si diceva sotto il sole perché in genere di notte nessuno usciva di casa, ma oggi sappiamo che c'è più una vita notturna che una vita diurna. Oggi sappiamo che con la luce, con i vari divertimenti, le varie situazioni, si commettono ancora azioni più brutte, più sporche quando non c'è il sole che quando c'è il sole. La malvagità aumenta e incombe su tutta l'umanità, il pericolo, ci sono le grandi città, e non ve lo devo dire io, dove a una certa ora non si può uscire più. Grandi città, grandi metropoli, New York, tanto per farne un esempio, Londra, Los Angeles e altre città, e non soltanto in queste grosse città, ma città anche nell'est, città ovunque, dove a una certa ora la gente deve guardarsi bene. Perché? Perché possono fare degli incontri pericolosissimi, dove si fanno azioni deturpanti, azioni malvagie. L'umanità va verso la malvagità, ma abbiamo un grande Dio, il liberatore è in azione, il grande liberatore viene, Gesù il Signore ritorna, il popolo è pronto a riceverlo, il suo popolo prega che lui ritorni, ma noi questo momento vogliamo dire: Signore, continua a liberare l'umanità, Signore, continua a stendere il tuo braccio d'amore, continua a operare ancora nell'umanità, e dove c'è malvagità tu metterai ancora pace, gioia, bontà, benignità. Lo crediamo, vero noi? Lo credi tu? Lo crediamo noi? Noi lo crediamo per questa parola, perché conosciamo quanto è buono questo Signore. È l'unico Signore, è l'unico Salvatore, è l'unico Redentore, è l'unico Liberatore, è l'unico Consolatore. Sia benedetto il nome del Signore. Voglio Dio benedire ancora quanti con quel famoso telefono di voce amica. Tanti si dedicano, sono molti cristiani che danno il loro numero di telefono, e c'è gente che nel momento della disperazione riesce ad avere un barlume, riesce ad avere un piccolo appiglio. Sarà lo stesso Signore a illuminarli, che telefona e trova una voce che è disposta a dire: io sono un tuo amico. Il mondo muore per mancanza d'amore, il mondo sta morendo per mancanza d'amore. Ma mi direte, si parla sempre d'amore, si parla di sesso, non si parla d'amore, non si parla del vero amore. Si parla soltanto di libertà di sesso, e in questo tutti credono che sia libertà. Non è libertà, questo è rassomigliare agli animali, è rassomigliare agli esseri inferiori, i quali si accoppiano quanto vogliono e come vogliono, e poi si sbranano a vicenda, si uccidono a vicenda. Il vero amore, quello vero, viene dal cielo, è un amore puro, asettico, alleluia, offerto gratuitamente, senza interessi, come offriamo ancora noi, perché l'abbiamo ricevuto, e quello che noi abbiamo ricevuto vogliamo dare agli altri. Amen. Sia benedetto il nome del Signore. Oh, sì, è vero, ancora lo scrittore dell'Ecclesiaste dice che ancora più fortunato è quello che non è proprio nato. E molti ancora, vediamo quanti figli dicono ai genitori: perché mi hai messo al mondo, perché mi hai messo al mondo? Chi ha fatto di mettermi al mondo? Tu devi provvedere a tutto per me, perché tu mi hai messo al mondo, la tua responsabilità, tu mi hai messo al mondo. E anche questa è una malvagità, è una cattiveria. Molti genitori sono frustrati, sono avviliti, sono abbattuti da sentimenti che verso i propri figli, dove non c'è un grammo di riconoscenza e di gratitudine, dove vedono una vita spesa, una vita spesa in tutte le maniere, e poi senza un po' di riconoscenza. E quando i genitori vengono abbandonati negli ospizi, buttati lì, sono diventati dei carichi di rifiuto,
anche questa malvagità è vista dal cielo, anche questa malvagità, ma grazie a Dio che Dio ha un occhio bello, meraviglioso, che il suo occhio guarda e non guarda soltanto, qualcuno dice ma se ne sta inerme, ma Dio non può agire perché ci ha dato una libertà, Dio non può agire come un dittatore, come i dittatori, Dio non può fare quello che l'uomo non gli chiede di fare, ma Dio aspetta che tu gli dica, Signore Dio, aiutami, stendimi la mano, liberami dall'oppressione, aiutami, o Signore. Ed egli dice, ecco, io non spegnerò il lucignolo fumante, io non rimanderò indietro coloro che vengono a me, anzi, Gesù dice ancora, venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. Io vi darò riposo, dice Gesù Cristo, il Signore nella sua parola. E dopo che vi ha dato riposo, io vi darò un consolatore, il consolatore, che non verrà mai meno, che sarà con voi, anche quando sarete soli per la strada, anche quando sarete nelle vostre case, anche quando sarete con i vostri problemi, quando sarete con le vostre afflizioni. Il Consolatore, lo Spirito Santo, guiderà, parlerà ai nostri cuori. Teoria, molti diranno teoria, non vi offriamo i libretti, non possiamo dirvi di qualcosa e ne vogliamo agire su quella che è la emotività umana o sulla psicologia, o non abbiamo di queste tendenze né di questi atteggiamenti che non servono a niente. Noi semplicemente con umiltà di cuore e con sincerità vi abbiamo e vi stiamo predicando e vi predicheremo la parola di Dio, e la parola di Dio è spirito e vita. È spirito e vita. Sia gloria a Dio. Vogliamo rendere onore e gloria al Signore? Lo vogliamo fare con tutto il nostro cuore? Oh, avrei da parlare dell'ultimo verso, il 4, abbiamo solo esaminato 4 versi e credo che l'abbiamo fatto in maniera molto sfuggente e molto superficiale, perché la parola di Dio è profonda, è un pozzo che non si tocca mai il fondo. Alleluia, grazie a Dio per questa parola così antica, ma così moderna, così attuale. Alleluia. E il 4 verso dice ancora qualche altra cosa. Dice, oltre a ciò, e se voi leggerete ancora il libro dell'Ecclesiaste troverete tanti oltre a ciò, troverete ancora tante cose che ha visto sotto il sole, e sono le cose che abbiamo viste tutti quanti, che le abbiamo viste e che continuiamo a vedere. Egli dice, oltre a ciò ho veduto che in ogni fatica, non in ogni lavoro, in ogni fatica, quel lavoro fatto con sofferenza, quel lavoro fatto con tutta la disponibilità, la disposizione del proprio io, della propria persona, dice, oltre a ciò ho veduto che in ogni fatica e in ogni opera ben fatta l'uomo è invidiato dal suo prossimo. L'uomo è invidiato, non è sostenuto, non è appoggiato, non c'è congratulazione, se c'è finta, falsa, perché il genere umano è corroso dallo spirito dell'invidia, un altro spirito dell'inferno. La gente è invidiosa l'uno dell'altro. Perché lui sì e io no? Perché questo capita tutto a me e non a lui? Perché? Ma c'è cattiveria, c'è malvagità, non c'è da dire, da lodare. No, qualcuno dirà, io ho fatto questo, aspetta che l'amico stesso, il parente, il familiare si congratuli, dico bene, hai fatto. L'uomo ha bisogno di approvazione, l'uomo sente la necessità di comunicare con gli altri, l'uomo ha necessità nella sua natura. Si aspetta una parola di esortazione, di conforto, di approvazione. Bravo, hai fatto, bello, mi piace. Tante volte lo sente. Ma c'è uno spirito di invidia nella persona. Perché non l'ho fatto io? Perché l'ha fatto lui? Perché l'ha fatto lei? Perché l'ha ricevuto lui? Perché lo ha ricevuto lei? E questa è malvagità. Questa è vera malvagità, anzi, dice la scrittura, dice lo scrittore del libro dell'Ecclesiaste, ciò ancora è vanità, vanità che non serve a niente, ma è tormento di spirito. Tormento di spirito. Se leggerete altri versi troverete che parla delle ricchezze, della gente che non si sazia mai. Sono realtà. Pensate, questa parola è vecchia di secoli, ma è attuale. E come è attuale?
il mondo è cambiato? Dobbiamo dire che il mondo è peggiorato. Peggiorato sì, cambiato no, ma una parte di mondo è cambiata. Una parte non appartiene più al mondo e può cantare con gioia, può cantare il mondo non è più per me. Di questo mondo non son più, son cittadino di lassù. Amen, amen, fratelli miei. E lo faccia anche tu, fallo anche tu. Lo puoi fare accettando il liberatore nel tuo cuore, il salvatore della tua vita, ricevendo il dono di Dio. E noi adesso fra poco pregheremo tutti quanti insieme. Questa sera, perché noi di sera registriamo questo programma, è di domenica sera. Io so che i miei fratelli, le mie sorelle sentono amore per queste anime che non conosciamo, questi volti anonimi, questi volti che non sappiamo chi sono, ma abbiamo un amore che il Signore ha messo nel nostro cuore e abbiamo anche un compito, quello di intercedere. Molto può, è scritto, l'orazione del giusto fatta con efficacia. Oh, non siamo giusti di natura, siamo stati giustificati in Cristo Gesù il Signore. Allora questi giusti si alzeranno adesso in piedi insieme a me. Alleluia. E vogliamo ringraziare Dio per questa parola, ma vogliamo soprattutto ringraziare Dio per quello che farà in tanti cuori. Non lo crediamo, in quelli che ci hanno davanti ai televisori. Sì, proprio davanti ai televisori. Molti si meravigliano, dicono, ma possono avvenire cose grandi quando si segue una trasmissione come la vostra davanti a un televisore, non in una chiesa. Ma la chiesa non è la struttura, la chiesa non sono le pietre, la chiesa sono le anime nostre. È caduto quel principio da tanti secoli, anche se l'hanno rinnovato nell'ignoranza altri, ma c'è scritto che il Tempio di Dio è il nostro corpo. Alleluia! E davanti al tuo televisore tu sei in questo momento e puoi essere il Tempio di Dio e Dio ti benedirà, indipendentemente dalla stanza, se è piccolo, se è grande, indipendentemente se stai in alto o stai in basso, indipendentemente se stai in viaggio e stai seguendo attraverso un televisore portatile. Ovunque tu sei, Dio è ovunque, 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 ed è soprattutto dove lo si ricerca. Alleluia. E noi pregheremo ancora per queste anime che non conosciamo. Lo vogliamo fare insieme nell'amore di Dio. Amen. Lo vogliamo fare insieme con la consapevolezza che ci viene dalla parola di Dio. Questa parola che, essendo spirito e vita, è una parola che ci induce, ci porta a realizzare e a vedere ciò che non si vede. Vogliamo farlo insieme, fratelli e sorelle care nel Signore. Padre celeste, Padre santo, Padre giusto, Padre buono, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. In questo momento, Padre, dopo la predicazione della tua parola, sappiamo per certo che se anche tanti hanno detto ma che vuole, che vogliono, e hanno girato canale, ma ci sono quelli che si sono soffermati, quelli che hanno desiderio nel cuore, quelli che hanno necessità, quelli che si sentono e si sentono oppressati ancora nella nostra nazione, oppressati dalle potenze diaboliche, oppressati in tante maniere, dai vizi, dal peccato, oppressati in tante situazioni. Padre, in questo momento noi abbiamo predicato la tua parola pochi minuti fa e in questo istante, per la tua autorità, noi ancora dichiariamo libertà nel nome di Gesù per tutte quelle anime che stanno dicendo: Signore, liberami, Signore, intervieni. Noi crediamo con tutto il cuore, Padre, che in questo momento ogni anima che invocherà il tuo nome e non pagherà niente, e non c'è niente da pagare, e non c'è niente da seguire, non ci sono regole umane, ma coloro che credono in te, nel tuo figliolo Gesù, in questo momento, in questo istante, per l'autorità che ci è conferita, ancora saranno liberi, liberi, veramente liberi da ogni oppressione, da ogni oppressione. Padre, dona il segno più tangibile, il segno più chiaro che tu già hai operato. Metti pace nel cuore, metti serenità, metti tranquillità, che ogni spirito di paura vada via, che ogni spirito di invidia vada via, che ogni spirito che disturba vada via. Nel nome di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Abbiamo trasmesso Gesù è il Signore,
A tutti coloro che ci scriveranno invieremo una copia del Vangelo gratuitamente con l'indirizzo della chiesa più vicina. Arrivederci alla prossima trasmissione, stessa emittente, stesso giorno e stessa ora. Iddio vi benedica. EPA, Edizioni Pentecostali Aversa, la televisione al servizio del Signore.